Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini parla di Cecilia e Ignazio. Dichiarazione inaspettata. È in onda la nuova puntata di Casa Signorini, punto Alfonso Signorini è tornato a parlare della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Il diretto del settimanali, chi ha subito vuotato il sacco riguardo il suo pensiero nei confronti di Cecilia e Ignazio. La coppia è stata divisa a causa dell'eliminazione della Rodriguez, e il co-conduttore del reality show non ha nascosto di essere rimasto male nel vedere Moser non uscire dalla porta rossa insieme alla sua donna. In ogni caso, già prima dell'uscita dell'Argentina, il compagno d'avventura di Ilary Blasi sembrava aver fatto qualche passo indietro nei confronti dei due ragazzi. Oggi, nel suo format online, Signorini ha ribadito la sua posizione, svelando ciò che pensa della storia d'amore nata all'interno della casa più spiata d'Italia. Cecilia e Ignazio dureranno, anche dopo il Grande Fratello VIP. Parla Alfonso Signorini. Alfonso Signorini pare avere le idee abbastanza chiare riguardo la storia d'amore tra Cecilia e Ignazio. Tutti si stanno chiedendo se i due siano in grado di restare insieme anche dopo essersi conosciuti e frequentati al di fuori della casa più spiata d'Italia. A quanto pare, l'opinionista e co-conduttore del Grande Fratello VIP non sembra avere un'opinione positiva nei confronti di questa relazione. Il direttore di Chi è stato molto chiaro e nonostante abbia ammesso di essere stato il primo sostenitore della Rodriguez e Mose, ad oggi le cose sono un po' cambiate. Secondo Alfonso, l'amore tra i due giovani non durerà a lungo, punto Alfonso Signorini parla di Cecilia e Ignazio. La storia d'amore dopo il Grande Fratello VIP. Signorini chiude la parentesi dedicata a Cecilia e Ignazio con una sottospecie di frecciatina nei confronti della coppia. Per me arrivano a gennaio sì, però per coerenza con il percorso che hanno fatto nella casa. Poi se mi dici arriveranno fino all'estate ti dico non lo so, punto, chiuse virgolette. Insomma, l'opinione di Alfonso sembra essere molto chiara. Nonostante ciò, però, abbiamo anche scoperto che l'Argentina ha confessato di aver perso la testa per l'ex ciclista durante una delle pubblicità di lunedì scorso,